interventi sempre più innovativi alla neurochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Giaccone di Palermo. Nei giorni scorsi è tornata a casa dopo una delicata operazione per l'asportazione di un tumore cerebrale, una giovane donna di 29 anni. Com'è andata? Ne parliamo con il direttore della struttura, il professore Domenico Gerardo Jacopino. Benvenuto, professore. Buongiorno. Professore, come sta innanzitutto la giovane paziente? Lei sta proprio bene, siamo molto contenti di questo. Era una giovane paziente, aveva meno di 30 anni, era giunta alla nostra osservazione per un violentissimo mal di testa e diciamo abbassamento dello stato di coscienza, era soporosa. La paziente è stata operata con questa tecnologia innovativa e siamo felicissimi perché è tornata alla sua vita normale. Professore, quindi il sintomo era un violentissimo mal di testa e subito, appena arrivata, è stata sottoposta agli accertamenti e cosa è stato scoperto? Che patologia aveva? La paziente aveva un tumore che era allocato all'interno di uno degli spazi cerebrali che si chiama terzo ventricolo. Il nostro cervello galleggia nel liquor e questo serve proprio per proteggere, per nutrire il cervello stesso. Galleggia in questo liquor che circonda l'encefalo e c'è anche all'interno del cervello, attraverso degli spazi che si chiamano ventricoli cerebrali. Uno di questi era occupato da questo tumore che poi scopriamo che è benigno, ecco perché la signora adesso sta bene, ha un'aspettativa di vita praticamente normalissima, perfetta, e il posizionamento di questa lesione all'interno di questo spazio non solo comprimeva il cervello, ma impediva il normale deflusso di questo liquido, che si chiama liquor cefalorachidiano. Quindi il mal di testa era dovuto al fatto che, non potendo essere, diciamo, smaltito, questo liquido si accumulava, determinava un incremento del volume all'interno della scatola cranica e poi determinava anche questo sopore. Bisognava levarlo nella maniera, diciamo, più delicata possibile, in modo tale che potessimo risolvere il suo problema di salute. E soprattutto potessimo non determinare con i nostri approcci chirurgici dei danni al cervello, perché si trova proprio al centro del cervello questa lesione. Certo, assolutamente. Ed è stata applicata appunto una tecnica molto delicata, ecco, all'avanguardia con l'utilizzo di degli occhiali 3D, giusto? Esatto, praticamente oggi come oggi la medicina va in una direzione precisa, quantomeno la chirurgia. La chirurgia va nella direzione di fare degli interventi che siano efficaci, ma che siano allo stesso tempo rispettosi di quello che sono le strutture con cui hanno a che fare. Nel caso del cervello, essere rispettosi con il cervello significa assicurare una buona qualità di vita. Come si fa ad essere rispettosi? Avendo a disposizione tecnologia biomedica che si evolve sempre di più e che ci permette di ottenere sostanzialmente due cose: degli approcci mini invasivi e quindi con minimo danno della struttura che noi approcciamo e degli approcci che siano anche molto, come possiamo dire, che svelano le strutture, che ce li fanno vedere con chiarezza. Ecco che noi abbiamo utilizzato una tecnologia che si chiama endoscopio esoscopio tridimensionale. Si tratta sostanzialmente di apparecchiature che permettono di ingrandire le strutture e in modo tale che le possiamo vedere su uno schermo grande con una tecnologia 3D. Ecco perché indossiamo anche gli occhiali tridimensionali. Questo non solo permette a noi di vedere bene le strutture, ma permette anche alle persone che assistono all'intervento, quindi anche ai medici in formazione, di vedere esattamente quello che vediamo noi, ciò che non è possibile con Certo. le metodiche che abbiamo utilizzato finora.
Professore, quindi cambia anche l'esperienza dell'intervento, no? Da parte del medico stesso. Assolutamente sì. L'esoscopio permette al medico intanto di poter avere una postura più comoda. Con il microscopio, per intenderci, con il microscopio che cosa succede? Che noi dobbiamo spostare il microscopio e spostarci noi insieme al microscopio in base alle diverse angolature che dobbiamo acquisire. Questo fa sì che noi spesso stiamo in delle posture scomode per ore e questo determina faticabilità del chirurgo. Adesso invece con l'endoscopio e l'esoscopio è lo strumento che cambia la postura. Noi guardiamo sempre uno schermo, stando dritti nella posizione più comoda e non solo, abbiamo una visuale molto superiore. Io credo che come il microscopio negli anni 80 ha rivoluzionato il modo di fare neurochirurgia, questa tecnologia è un avanzamento che ha la stessa, diciamo, importanza di quell'avanzamento che è stato fatto negli anni 80, che è stata una vera e propria rivoluzione della neurochirurgia. Cioè ha la stessa portata, diciamo, perché comunque Esatto. permette un intervento più preciso, appunto, laddove ci sono, naturalmente delle situazioni molto delicate, giusto? Permette degli interventi molto più precisi, perché per il chirurgo la cosa principale è quella di vedere bene le strutture, vederle bene. Noi possiamo operare, possiamo manipolare strutture importanti come il cervello, come l'encefalo, come i nervi cranici, come i vasi cerebrali, quando le vediamo bene. Qualsiasi strumentazione, qualsiasi tecnologia che amplifica la visione, addirittura nel nostro caso ce li fa vedere in tre dimensioni, in tridimensionalità. Ecco, qualsiasi struttura permette al chirurgo di riconoscere meglio le strutture e poterle manipolare con maggiore sicurezza. Quindi questa tecnologia è veramente al servizio del paziente perché permette al chirurgo di attuare al meglio la sua arte. Professore, quanto è costato l'investimento tecnologico? Beh, io direi che tutto sommato non è costato moltissimo per quello che abbiamo come valore. L'investimento è tra i 2 e 300 mila euro, insomma, quello che abbiamo speso per avere questa tecnologia, che direi che è stato un prezzo eccezionale. Tra l'altro, siamo la prima struttura d'Italia ad avere questo esoscopio e questo endoscopio tridimensionale insieme, insomma, ecco. Ovviamente noi auspichiamo che questa tecnologia velocemente si espanda a tutte le neurochirurgie italiane. Certo, e permette anche la formazione degli altri medici, durante l'intervento stesso, giusto? Io la ringrazio molto per questa puntualizzazione perché è fondamentale. Noi abbiamo un compito, soprattutto noi universitari, ma tutti i medici, che è quello non solo di curare la gente, ma quello di trasmettere il sapere, perché noi passiamo, quello che rimane è la nostra arte che passiamo ai nostri colleghi più giovani. Quello che hanno la possibilità di vedere gli specializzandi, gli studenti di medicina durante l'intervento è esattamente né più e né meno quello che possiamo vedere noi senza doversi accalcare, cioè guardando uno schermo ad alta definizione e con risoluzione tridimensionale. Quindi questo è veramente importante per la formazione, perché nel mentre che operiamo possiamo descrivere ciò che facciamo e loro realmente non hanno più bisogno di immaginare nulla perché vedono con chiarezza ciò che noi descriviamo. Questo, secondo me, dal punto di vista chirurgico, è un passo enorme in avanti che sarà applicato anche ad altri campi della chirurgia, oltre che in neurochirurgia. Certo, assolutamente, ecco, è un'esperienza importante appunto per chi deve essere formato, assolutamente. Ecco, noi la ringraziamo per essere stato qui con noi oggi, nostro ospite, salutiamo il professore Domenico Gerardo Iacupino, direttore della struttura di neurochirurgia dell'azienda ospedaliero universitaria Policlinico Giaccone di Palermo. Grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.